Allora Milani, intanto parto con una battuta simpatica, anche se poi non è andata tanto bene. Come limitare Chirico? Quanto è difficile marcare Chirico? Beh, assolutamente è un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato nei vari anni e non è sicuramente semplice, però io come in tutte le partite cerco sempre di dare il massimo e domenica, cioè lunedì è stata dura, però dai, ho cercato di limitarlo il più possibile per quanto potevo. Oramai Milano è diventata una certezza di questo Pescara. Alla fine io sono un ragazzo che lavora tanto, che cerca di impegnarsi giorno dopo giorno e come dicevi magari anche te, all'inizio potevo mancare un po' per il fatto del ruolo perché nei miei 2 anni passati ho fatto il quinto, però con il lavoro e la dedizione ho sempre cercato di migliorare questa mia fase difensiva e penso che ultimamente sia la fase offensiva che difensiva si noti. Pescara nell'ultimo periodo sta giocando bene, forse anche meglio di quando vinceva, però non arrivano i punti, perché? Beh, questa è la sfortuna e la fortuna del calcio. Quando vinci, magari giochi male, però tutto ti va bene. Magari quando perdi, stai giocando bene, però non riesci ad avere quel piglio giusto per sbloccare la partita o comunque mantenere il risultato. Nel calcio ci sono tanti momenti. Io all'inizio dell'anno mi chiedeste di citare Di Allegri che stava andando male. Adesso si ritrova comunque sia, anche se dopo una grave sconfitta, comunque sia ai vertici del campionato. Quindi ci sono i momenti nel calcio e per noi adesso è un momento duro, però col tempo e col lavoro passeremo anche Ti questo. chiedo un'ultima cosa, due impegni casalinghi per tornare a fare risultato, il primo con la Viterbese. Sulla carta è una squadra in difficoltà, appena cambiato nuovamente allenatore, che partita ti aspetti? È una partita difficile, anche noi veniamo da una striscia negativa, quindi per noi deve essere una rivalsa, noi dobbiamo entrare in campo con la stessa cattiveria che ultimamente ci stiamo mettendo e cercare di dare tutto quello che abbiamo. Avendo fatto un salto di due categorie, venendo in una piazza così importante, non mi aspettavo di giocare tutte e 22 le partite, però avendo trovato poco spazio, il mio obiettivo è quello di cercare una squadra dove per questi 4 mesi mi possa dare l'opportunità di giocare e far vedere di cosa sono capace. Era quasi fatta con il Cerignola, poi cosa è successo? C'è stato un interessamento da parte del Cerignola che hanno avviato i contatti all'inizio del mercato, solo che poi per motivi loro hanno dovuto bloccare la trattativa per trasferimenti che non sono riusciti a fare e altre cose, quindi per ora stiamo aspettando insieme al mio procuratore, sto aspettando e valuteremo le squadre che arriveranno. Qual è quella un po' più vicina alla squadra che è più interessa da te? Allora, io non te lo so dire, personalmente non ti so dire quale squadra sia più vicino o quale meno. Sicuramente in questi giorni ci succederà qualcosa, fino al 31 gennaio è tutto aperto, solitamente le cose si fanno sempre all'ultimo poi.